Buongiorno, desidero salutare il magnifico rettore e ringraziarlo per questa grande opportunità che ha dato all'ADISU di potersi far conoscere da tutti gli studenti e soprattutto far conoscere tutti i servizi che l'ADISU eroga annualmente a tutti gli studenti che sono iscritti all'Ateneo di Perugia e anche alle altre università che comunque sono presenti nel territorio regionale. E che intende promuovere iniziative importanti proprio in questo anno in cui gli studenti hanno vissuto e stanno vivendo tutte le conseguenze che la pandemia ha portato nel nostro paese, per far sì che queste iniziative consentano comunque agli studenti di poter continuare ad accedere all'Ateneo di Perugia, così come hanno fatto in tutti gli anni precedenti. Allora, l'ADISU è un ente strumentale della regione, è un ente di diritto pubblico e ha la peculiarità di dare attuazione alle politiche di diritto allo studio che sono impostate dalla Regione Umbria e ha una missione particolarmente importante che è quella di dare attuazione a delle norme costituzionali, a mio avviso, fondamentali, che sono l'articolo 34, in primis, della Costituzione, che è quello che prevede che vengano rimossi tutti gli impedimenti che consentano agli studenti meritevoli di poter accedere comunque ai livelli più alti dello studio universitario. E questo in stretto raccordo con l'articolo 3 della Costituzione, appunto, che è collegata al diritto di uguaglianza. Quindi questa è la mission che ha l'ADISU. Per quanto riguarda i raccordi, il coordinamento con l'Università di Perugia, l'ADISU coopera con l'Università di Perugia, ma anche con gli altri atenei, in verità, che operano sul territorio regionale. Non solo ai fini di erogare servizi e borse di studio a tutti gli studenti, ma anche per tutta una serie di altre attività per far sì che gli studenti che vengono nella nostra regione possano integrarsi con il tessuto regionale e anche per far sì che vengano promosse le politiche di mobilità internazionale e le altre forme di scambio scientifico e culturale con le istituzioni universitarie europee ed extraeuropee. Allora, gli studenti che possono avere i servizi e le agevolazioni offerte dall'ADISU sono gli studenti iscritti, la prima condizione è che debbano essere iscritti all'Università degli Studi di Perugia, ma anche agli altri atenei che operano nella regione dell'Umbria, quali appunto l'Università per Stranieri, il Conservatorio Morlacchi di Perugia, il Conservatorio Bricialdi di Terni, ma anche la Scuola di Mediazione Linguistica per Intermediari e Traduttori in Umbria. Gli studenti stranieri hanno parità di accesso ai servizi e alle agevolazioni erogate da ADISU, quindi per quanto riguarda l'ADISU non c'è alcuna differenza tra studente italiano o studente straniero. E per quanto riguarda invece l'ipotesi di difficoltà nei tempi per avere e ottenere visti, ADISU, previa specifica segnalazione da parte dell'Ateneo, provvede a garantire ugualmente la partecipazione degli studenti alle procedure di selezione che mettiamo in atto. In verità, i siti di cui dispone ADISU sono plurimi. Esiste alcuni generalisti, altri rivolti all'esterno, altri dedicati all'interno. In ogni caso, e nel sito principale, che è il sito dell'ADISU, che è www. .adisu.umbria.it, lì si ritrovano poi tutti i riferimenti agli altri siti di cui dispone l'ADISU.
E abbiamo un sito che è rivolto a tutti gli studenti che hanno servizi ADISU e si chiama IntraStudent. In questa piattaforma gli studenti possono avere un collegamento immediato per la segnalazione di tutte le problematiche che loro hanno con gli uffici dell'ADISU, che quindi possono prendere in carico e risolvere tempestivamente qualunque problematica dagli stessi segnalata. Peraltro la piattaforma, per esempio, consente anche la prenotazione del servizio lavanderia per gli studenti che sono alloggiati, addirittura attraverso lo smartphone, quindi proprio per facilitare la loro vita all'interno dei collegi. Abbiamo poi un sito che invece ha più una valenza esterna, che è cercalloggio.it. Ai precedenti siti, essendo rivolti a studenti che comunque sono iscritti prevalentemente alle università in Italia, sono in italiano, mentre questo sito cercalloggio è in italiano ma anche in inglese, e in questo sito i proprietari di camere o di posti letto possono inserire i loro annunci e quindi crea un collegamento tra gli studenti e coloro che intendono mettere a disposizione le loro strutture, quindi realizzando un'offerta trasparente, un'offerta sicuramente calmierata, e questo sito è presente, è gratuito ed è presente sin dal 2013. Poi abbiamo un altro che riguarda, che è sia in inglese che addirittura in cinese, ed è umbriacademy.org, e questo è rivolto prevalentemente a tutti gli iscritti agli atenei, ma ospita completamente l'offerta dei corsi per gli studenti cinesi. E quindi è uno strumento importante. Ce ne abbiamo ancora uno che è Play Europe. Inoltre, comunque, non vorrei dilungarmi, ma abbiamo anche BonApp, che è uno strumento, è un'app che serve agli studenti che usufruiscono dei nostri servizi mensa. In ogni caso, come dicevo all'inizio, tutti i nostri strumenti di comunicazione sono riportati nel nostro sito istituzionale, dove gli studenti possono trovarli. La gran parte degli studenti che possono usufruire dei servizi vengono selezionati attraverso una procedura concorsuale. I requisiti sono il requisito dell'iscrizione, ovviamente, all'Università di Perugia, a uno degli altri atenei, e in questo caso avere un requisito di reddito e un requisito di merito. E questi requisiti di reddito e di merito sono annualmente riportati nel bando che l'ADISU emana ogni anno. Qui devo dire che ADISU è un ente sicuramente assolutamente in linea con tutte le politiche più importanti che vengono auspicate a livello europeo, nel senso che la domanda è totalmente digitale, ed è resa disponibile sul portale istituzionale dell'Agenzia. Inoltre, appunto, è attivo uno sportello studenti, che offre il proprio servizio in front office, come call center, ma anche attraverso un servizio di ticketing, e quindi gli studenti possono formulare le loro domande e riceveranno con tutte queste modalità le risposte, ma anche conoscere in che modo formulare l'istanza, quale documentazione presentare, per far sì che possano presentare al meglio le loro domande. La borsa che eroga annualmente l'ADISU consiste in un contributo economico in denaro, e poi successivamente dirò qual è l'entità della borsa di studio, e perché è rapportata alla tipologia dello studente, che può essere in sede, fuori sede o pendolare, e queste sono le tre tipologie che poi vanno a determinare l'entità della borsa di studio. E poi ovviamente questa tipologia si rapporta però alle fasce ISEE di appartenenza, quindi al reddito degli studenti.
Che cosa comporta aggiuntivamente? Nel caso in cui si ha la borsa di studio, si ha diritto all'esonero totale delle tasse universitarie. E tranne la tassa per il pagamento per il diritto allo studio universitario, che è necessaria per poter accedere al bando, ma poi l'entità di quella tassa viene rimborsata quando viene erogata la borsa di studio. Si ha un servizio mensa totalmente a titolo gratuito presso tutte le mense universitarie, e poi si ha l'alloggio gratuito, ove venga richiesto dagli studenti, oppure un servizio alloggio con delle risorse aggiuntive che vengono date. Inoltre, con il bando si prevede anche un contributo di mobilità internazionale, ovvero integrazione alla borsa di studio per partecipare a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, sia in programmi non comunitari. Allora, per quanto riguarda le borse di studio, va fatta una premessa importante, nel senso che io sto per comunicare quali sono gli importi delle borse di studio che sono stati inseriti nel bando dell'anno accademico 2019-2020, e mentre gli importi che saranno inseriti nel prossimo bando saranno notevolmente incrementati con risorse aggiuntive in ragione proprio della pandemia. Per quanto riguarda quelli appunto quindi dell'anno in corso, ancora in corso, le risorse della borsa sono legate alla fascia di reddito, e sono tre le fasce di reddito dell'ISEE, e alle tipologie della studente suddivise in fuorisede, pendolare e in sede. Gli importi vanno da un massimo di 3.831 euro per lo studente della prima fascia fuori sede, ad un minimo di 735 € per la terza fascia per lo studente in sede. In ogni caso, tutti gli elementi puntuali relativamente a tutte le varie tipologie di studenti, alle varie fasce, sono rinvenibili nel sito dell'agenzia di cui vi ho parlato precedentemente, che comunque è www.adiso.umbria.it. È quello che abbiamo appena detto, e cioè che la tipologia di borsa di studio è assolutamente rapportata alla tipologia, per cui è più alto l'importo se si è pendolare, e se si è, scusate, se si è fuori sede, successivamente c'è il pendolare e poi ancora c'è lo studente in sede. Va aggiunto che per gli studenti stranieri che hanno cioè il nucleo familiare all'estero, la tipologia è sempre quella di fuorisede. Sì, esistono altre provvidenze che vengono erogate tutti gli anni, e sono dei contributi economici straordinari rivolti agli studenti con gravi condizioni di disagio che sono puntualmente documentati, e queste risorse si aggiungono alle risorse già erogate con le borse di studio. È un bando successivo che viene fatto ad anno accademico in corso per consentire agli studenti in difficoltà di poter accedere a queste ulteriori risorse che vengono erogate. Anche per questo abbiamo una novità molto importante, perché nel bando dell'anno accademico 19-20 che abbiamo fatto in questi primi mesi del 2020, ha tenuto conto della pandemia che era in quel momento in corso, e si sono previste una serie di deroghe rispetto ai bandi degli anni precedenti per consentire a tutti gli studenti in difficoltà di poter accedere a queste risorse, prevedendo addirittura che uno studente che aveva già beneficiato di un sussidio straordinario, che in base alla norma è previsto per un solo degli anni accademici, potesse ripartecipare invece a quest'anno al bando per i sussidi straordinari.
come avevo anticipato precedentemente, per gli studenti che hanno la borsa di studio e che non alloggiano nei nostri collegi, che quindi non hanno fatto domanda di risiedere in un nostro collegio, vengono erogati ulteriori 1.500 euro che vengono chiaramente erogate a seguito di presentazione di un contratto di affitto regolarmente registrato presso il comune dove ha sede il corso di laurea che frequentano. Gli studenti universitari possono avere un alloggio, posto letto nei collegi universitari, ma questo si realizza dopo che abbiamo assicurato il posto letto a tutti gli studenti titolari di borsa di studio che ne hanno fatto richiesta di posto letto. Quindi, ove ci siano ulteriori disponibilità di posti letto, vengono messi a disposizione degli altri studenti. La modalità è quella di partecipare al bando anch'essi, quindi di fare domanda con il bando, e il posto ove appunto ci sia disponibilità viene messo a disposizione. Il posto letto in camera doppia costa a 180 euro, mentre per lo studente in camera singola 220 euro. Tutti gli studenti iscritti all'Università di Perugia, ma anche a uno degli altri atenei, possono usufruire del servizio mensa, e il servizio mensa per costoro è per un pasto completo di 8 euro, ma anche di 6,50 euro, di 7,50 euro, a seconda della combinazione del pasto. Questo è l'importo massimo appunto che si paga per gli studenti non borsisti, perché poi il pasto ovviamente viene erogato a tutti gli studenti borsisti. Anche in quel caso l'importo dei pasti deriva da quale fascia di ISEE si rientra, e il pasto può andare da 4,50 euro per un pasto completo della prima fascia ISEE a 7,50 euro sempre per un pasto completo per la fascia ISEE più elevata. Tutti gli importi comunque sono rinvenibili nel sito dell'Agenzia dei Pasti. Gli alloggi ADISU sono presenti in molte parti a Perugia, a Terni, e a Perugia sono presenti in molte parti della città. Abbiamo sedi vicine al nucleo storico dell'Università di Perugia, e dove sono presenti la gran parte dei collegi, che sono il collegio denominato Ermini, Casa della Studentessa, la Casa dello Studente in via Faina, la Casa sempre dello Studente in via Innamorati, Ithaca International College, ma poi abbiamo anche un collegio nel quartiere Monteluce. Abbiamo nelle vicinanze esiste anche il collegio di Via del Favarone, abbiamo poi un collegio ad Agraria, abbiamo un collegio in una parte della città che è il quartiere di Ferro di Cavallo, e lì abbiamo il collegio Ruggero Rossi. Abbiamo poi altre residenze di dimensioni più piccole, che sono la Casa del Custode, la ex Casa del Custode, la residenza dell'ex Fate Bene Fratelli e il Collegio San Francesco. Per quanto riguarda invece appunto la città di Terni, abbiamo il Collegio di San Valentino, e in questo collegio sono disponibili 43 posti letto, ai quali aggiungiamo annualmente anche dei posti letto che reperiamo sul mercato attraverso dei contratti di locazione con degli affittuari privati. Le mense sono aggiuntivamente rispetto agli alloggi anche in altre città dell'Umbria, e cioè noi abbiamo 5 mense nella città di Perugia, 4 a Terni, una a Foligno, una a Narni e una in Assisi, perché anche in queste
ultime città, cioè Foligno, Narni e Assisi, ci sono dei corsi di laurea. E quindi noi eroghiamo un servizio mensa anche in queste ulteriori città. A Perugia abbiamo mense adiacenti molto spesso appunto alle sedi universitarie e quindi abbiamo una mensa importante, la più grande, in Via Pascoli che può offrire il pasto a molta parte degli studenti che sono nella città. Poi abbiamo una mensa vicino alla facoltà di ingegneria, all'interno anzi della facoltà di ingegneria, una adiacente alla facoltà di medicina, una adiacente alla facoltà di agraria veterinaria e una in via 14 Settembre che soddisfa le esigenze degli studenti anche dell'Università degli Stranieri di Perugia. Queste sono quelle nella città di Perugia. Poi ne abbiamo quattro a Terni, attraverso convenzioni con strutture già esistenti, e cioè con l'ospedale di Santa Maria di Terni, nella mensa dell'ospedale gli studenti possono fare il loro pasto, ma anche nella mensa dell'acciaieria e della ThyssenKrupp a Terni, ma anche in un ristorante in centro, questo per esempio per gli studenti del Bricialdi, perché sono anche a Terni, e poi offriamo un servizio mensa anche nel Collegio di San Valentino, e in questo momento, siccome la cucina dovrà essere ristrutturata, offriamo comunque il servizio mensa con un pasto che viene consegnato agli studenti in loco. Poi appunto abbiamo una mensa a Narni e un servizio mensa attraverso sempre un'attività convenzionata, e analogamente a Foligno e ad Assisi. Per l'individuazione, come dicevo precedentemente, offre anche altri servizi, ma anche per la loro localizzazione, gli studenti individuano i servizi mensa e bar attraverso un applicativo che si chiama Bonapp Adisu. Attualmente non sono previste agevolazioni per il trasporto erogate direttamente da Adisu. In verità abbiamo partecipato però a un importante progetto del Comune di Perugia implementato con risorse europee della regione, che è quello del bike sharing, e abbiamo ritenuto di installare delle rastrelliere, quindi proprio delle postazioni bici, almeno in due luoghi vicino ai corsi di laurea, e uno è esattamente ad Agraria, sarà, e uno proprio in via Faina, quindi per consentire comunque agli studenti di avere un modo più agevole per spostarsi all'interno della città, appunto attraverso questo sistema di bike sharing e avvalendosi del complessivo sistema di bike sharing. Perché queste sono le spostazioni presso le nostre strutture, ma ce ne sono molte altre che sono presenti nella città di Perugia. Non ci sono delle provvidenze specifiche per queste finalità, ma noi abbiamo per tutti gli studenti, quindi borsisti che sono nei nostri collegi, possono utilizzare a titolo gratuito del sistema internet dell'Adisu, quindi loro tutte le camere e tutti i luoghi comuni sono dotati di collegamento internet. E peraltro nell'incremento delle borse di studio che andiamo ad erogare con il prossimo anno accademico, sicuramente potranno gli studenti acquistare autonomamente, con le risorse aggiuntive che diamo, anche questi servizi, così come quelli per il trasporto di cui abbiamo parlato precedentemente. La ringrazio per questa domanda perché proprio mi dà la possibilità di far conoscere quali sono le importanti iniziative messe in atto già da questa primavera e che verranno ulteriormente implementate nel prossimo anno accademico. Devo rappresentare che in questo senso Adisu ha
trovato un particolare impulso anche da parte dell'amministrazione regionale e dell'assessore competente al diritto allo studio, che è l'assessore Agabiti, Paola Agabiti, perché da subito ha ritenuto di destinare risorse importanti del Fondo Sociale Europeo per, sia per quest'anno e sia per il prossimo bando, a cercare di incrementare le risorse per le borse di studio, ma anche ad offrire ulteriori opportunità proprio agli studenti che hanno avuto difficoltà a seguito della pandemia. Cosa abbiamo già fatto? In parte ne ho già rappresentato, e cioè abbiamo fatto un bando per i sussidi straordinari, prevedendo sin da subito 250.000 euro di risorse. Con queste risorse, nella giornata di ieri, sono stati fatti i mandati, sono state quindi erogate le risorse agli studenti che sono arrivati fino al numero 168esimo, ma è nostra intenzione coprire per intero tutti coloro che sono risultati idonei, e sono complessivamente 290. Quindi noi riusciremo a coprire tutti gli studenti nel prossimo mese, nel prossimo mese e mezzo, di tutte le borse di studio. E queste risorse sono state, sempre secondo le categorie che abbiamo detto precedentemente, da 1.800 euro aggiuntivi, perché gli studenti che, come avevo detto, avevano già fatto domanda per la borsa di studio, hanno potuto rifare domanda per questa borsa di studio ove non avessero potuto maturare i requisiti di merito che erano previsti, quindi si sono potuti comunque garantire queste ulteriori risorse di 1.800 euro, appunto, per i studenti fuori sede, per 1.200 euro per gli studenti pendolari e per 700 euro per gli studenti in sede. Quindi tutti i, come ripeto, i 290 studenti risultati idonei avranno queste risorse con questa tipologia. Altro strumento che è stato messo in atto da ADISU, ma su indicazione e con condivisione da parte dell'amministrazione regionale, è stato per la prima volta un bando, un avviso denominato avviso contributo affitti, per il quale stiamo completando l'istruttoria. Qui sono stati inseriti 500.000 euro e queste risorse sono destinate a studenti con fasce di reddito superiori a quelle che normalmente prevediamo per le borse di studio, le cui famiglie hanno avuto problemi economici legati al Covid, e noi eroghiamo fino a 1.000 euro per 4 mensilità, con un contratto, ovviamente uno studente iscritto all'università, ma lì abbiamo previsto anche che si possa essere qualche anno in più fuori corso, quindi proprio per poter allargare la platea. Avere un contratto di affitto regolarmente registrato, e a quel punto noi possiamo erogare queste risorse, appunto, ripeto, fino a 1.000 euro per coprire un contributo di 500-250 euro per ogni mensilità. Anche in questo caso è nostra intenzione, non appena completata l'istruttoria, ove le risorse messe a disposizione non siano sufficienti, perché sono arrivate ben 756 domande, di integrare le risorse per poter erogarle a tutti coloro che risulteranno idonei. E questo è quello che abbiamo fatto per l'anno in corso. Per il prossimo anno accademico si sta predisponendo il bando, il prossimo bando, ma qui abbiamo un importante ammontare aggiuntivo di risorse da destinare, cioè oltre alle risorse annuali che ci sono, che coprivano le borse di studio, per quest'anno abbiamo circa 5 milioni e 500 mila euro in più da poter erogare. Di queste 4 milioni e mezzo derivano appunto dalle risorse del Fondo Sociale Europeo, che la Giunta regionale ha già deliberato e stanziato a questa finalità come risorse aggiuntive, e a cui dobbiamo sommare il circa milione di euro delle risorse aggiuntive che sono state stanziate dal decreto rilancio dello Stato, cioè lo Stato nell'ultimo decreto legge, quello in corso di conversione in legge, contiene un articolo che è destinato all'università, ha anche un comma per il diritto allo studio, il comma 4 dell'articolo 236, prevede uno stanziamento di 40 milioni per tutte le università.
noi accediamo con una nostra percentuale. Di questi 40 milioni, sicuramente 1 milione potrà averlo, circa 1 milione, potrebbe essere qualcosa anche più, l'ADISU potrà averlo per poter quindi destinarlo agli studenti che faranno domanda per il prossimo bando. Queste sono le iniziative più importanti. Con queste risorse aggiuntive che metteremo a disposizione, gli studenti avranno una quantità di risorse che potranno destinare magari a strumenti internet laddove non possano essere in presenza a frequentare l'università, piuttosto che per i mezzi di trasporto di cui abbiamo parlato, risorse che potranno quindi utilizzare per eventualmente doversi spostare dalle loro sedi di residenze. Quindi la finalità è libera, quindi gli studenti avranno un pacchetto di risorse.